Amici del grande calcio, bentornati su Senza giri di parole. Io sono Biazaku. E io sono Tatsuna. Oh, amico mio, la Serie A ha perso una leggenda, un'icona, un protagonista assoluto, un giocatore che ha fatto la storia della Serie A e della Juventus. Perché proprio qualche giorno fa è ufficialmente addio tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Vabbè, per come ne stai parlando sembrava l'addio di Ibra. Però sì, ci sta pure Bonucci. È stato un grande rivale. Per noi, per i tifosi milanisti, ci vuole coraggio, interisti, juventini. Vabbè, per gli interisti un pochino di più, perché comunque Bonucci è interista di nascita, però. E perciò era quella la battuta. La cosa che mi fa sorridere di tutta questa storia, devo dire, sin dal primo momento in cui ho letto la notizia, è che l'hanno fatta passare per l'inizio del ciclo Giuntoli, come se questa cosa l'avesse voluta Giuntoli. Ma no, non metto in dubbio che ci sarà pure farina del suo sacco, però, amici miei. E sappiamo che questo qui sta ai ferri corti con Allegri da anni. E non ho neanche capito come abbia fatto a durare fino a questo momento questa storia. Ah, so, avrà preso un po' di Viagra. Potrebbe essere, perché è l'unico modo. Forse la mancanza della compagna di Allegri si è fatta sentire negli ultimi tempi dopo l'addio, quindi. Perché Bonucci e Allegri, cioè Bonucci non lo sopportavo, perché giustamente che umiliazione farmi sedere sullo sgabello dello Juventus Stadium, e Allegri non lo voleva fare neanche capitano, perché andando al Milan un anno aveva perso tutti gli anni di militanza precedenti. Cioè, voglio dire, come hanno fatto a durare così tanto sti due non si sa. Comunque era questione di tempo, anzi io me l'aspettavo molto molto prima. È come almeno l'anno scorso, anzi forse pure due anni fa mi aspettavo l'addio di Bonucci, perché comunque fisicamente si vede che non è più in grado. Ha fatto l'ultimo canto del cigno in un sistema come quello dell'Italia negli europei, e adesso da quella competizione in poi Bonucci è tra problemi fisici e psicologici, perché pure fatto di testa, secondo me, non riesce più a fare quelle due o tre cose in cui era bravo, cioè l'impostazione e basta. No, sto scherzando. Impostazione e copertura e marcatura, eccetera, eccetera, posizionamento. Adesso Bonucci. Vai. È sempre stato un giocatore da sistema. Sì, sono d'accordo. È sempre stato un giocatore da sistema, dicevo, più da, anziché individuale. Cioè, per esempio, lui prima aveva nei suoi anni migliori, quelli dove poi si è riuscito anche a esprimere ad altissimi livelli, è stato con due bestie come Chiellini e Barzagli, che lo coprivano molto, e in questa copertura lui riusciva a tirare fuori tutto quello che tutte quelle che erano le sue principali qualità, nonostante fosse anche giovane all'epoca. E comunque devo dare atto a Bonucci, che Bonucci si affermò in un momento in cui i giovani non esistevano in Italia, quindi comunque quello c'è stato. E poi un altro momento importante della sua carriera in cui ha reso bene è stato con Sarri, dove sì, è stato parte di un sistema a 4, ma che era improntato per essere collettivo. Cioè, ragazzi, quel sistema è stato così tanto improntato per essere collettivo che un fenomeno come De Ligt non giocava, perché come sistema funzionava meglio la coppia Chiellini e Bonucci. Però nel momento in cui tu capisci questa cosa, capisci anche automaticamente che non è che Bonucci o Chiellini erano meglio di De Ligt. Penso che nessuno sia così pazzo a sostenere una cosa del genere, a parte quelli che hanno rosicato Gesù quando se n'è andato. Sì, però vabbè, quelli la loro opinione è squalificata subito. Ci stanno. Penso che gli stessi che lo dicevano lo dicono ancora oggi, perché nessuno segue il campionato del Bayern Monaco e quindi non sanno effettivamente che ha fatto De Ligt la scorsa stagione.
Vabbè, guarda, perché serve sapere cosa ha fatto questa stagione, serve sapere No, pure cosa ha fatto vabbè, ho all'Ajax, quindi. sentito certi commenti, vabbè, comunque stiamo andando fuori tema. Sì. E vai, vai. No, è soltanto per concludere il discorso, quindi secondo me lui aveva già esaurito la sua utilità, ma non nella Juventus, nel calcio, nel momento in cui abbiamo deciso di dargli il ruolo di leadership, che parliamoci molto chiaramente, amici miei. Diciamocelo con totale franchezza, non gli arriva perché se lo merita, perché è tanto forte da essere un leader per l'Italia e per la Juventus, ma perché gli anni di militanza nell'Italia e nella Juventus lo hanno portato ad avere questo lustro, questo prestigio da ok, gli ultimi anni di carriera lui sarà il leader, se l'è guadagnato dopo tanti anni di apprendistato. Ma se fosse stato solo per una questione di caratteristiche individuali, oppure noi avessimo avuto un cambio generazionale forte, sarebbe caduto subito Bonucci, perché Bonucci comunque campa in un momento in cui i migliori difensori dell'Italia che giocano nella nazionale sono lui, Toloi e Acerbi. E diciamo che non è la Guarda, competizione, non è raga, la sfidatissima per il pelle coro d'oca Bonucci. mi è venuta. Esattamente, capito? Quindi sicuramente se la Juventus vuole ricominciare, deve ricominciare da un sistema in cui Bonucci non è presente, che se ne dica. Vabbè, i Bonucci me lo ricorderò per sempre per il grande passaggio dalla Juve al Milan e poi l'anno Lo dopo sgabello dal... al Milan. E dal Milan di nuovo alla Juve. Quella è stata proprio una cosa eccezionale. Cioè, con una sola mossa si è fatta nemico due o tre tifoserie in contemporanea. Aspettate. Cioè, Esultò pure con lavatevi la bocca allo Juventus Stadium, quindi che stiamo parlando? però non voglio sembrare quello che sfotte Bonucci. Cioè, no, io ho rispetto per Bonucci. Beato te. No, vabbè, perché comunque è stato un rivale. L'ho sempre visto come un difensore di un buon livello, anzi ottimo livello da affrontare. E adesso è arrivato alla fine della sua carriera, praticamente, perché non mi dite che continuerà ancora per qualche anno, perché non ci crede nemmeno lui. Forse mo se ne va a fare qualche giro per l'Arabia o se ne va negli Stati Uniti, però. Ce l'ha già quella fotografia con il turbante in testa, Infatti. quella famosa fotografia, già è pronto lui. Quindi, cos'altro vogliamo aggiungere? Niente, ragazzi. Che Lascio. purtroppo, Vai. posso dire questa, purtroppo per i tifosi della Juventus, sappiate che questa cosa qui, seppur sia una cosa positiva perché vi dimostra che ci sarà un ricambio nella difesa della Juventus, quindi magari l'anno prossimo sarà un po' più affidabile. L'addio di Bonucci vuol dire anche che Allegri è pienamente al centro del progetto tecnico della Juventus. Pienamente. Quindi se qualcuno sperava che la stagione scorsa potesse in qualche modo aver compromesso la sua posizione d'autorità nel progetto Juventus, ora come ora non è così, sappiatelo, perché altrimenti la Juventus con un anno di contratto che rimaneva a Bonucci si sarebbe limitata a semplicemente ad aspettare la fine naturale del contratto, non l'avrebbe messo fuori rosa. E fuori rosa lo metti Questa perché c'è qualcosa che non va. se la metti così e se davvero sono collegate le due cose, allora forse era meglio tenere a Un anno. Bonucci. Sì. Ragazzi, questo video finisce qui. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono su questo canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Viva il calcio!